Apulia TV è oggi a Modugno, cittadina dalle origini preistoriche, posta proprio a metà strada tra Bitonto e Bari. Il nostro viaggio alla scoperta di Modugno ha come prima tappa la chiesa di Santa Maria Santissima Annunziata, chiesa matrice della città risalente all'anno 1000. All'esterno, questa chiesa presenta una facciata sobria in chiaro stile tardo rinascimentale, arricchita da una rappresentazione dell'Annunciazione. Completa la costruzione il campanile, costruito più tardi, attorno al 1615, alto oltre 60 metri, in stile romanico pugliese. All'interno, un'unica grande e fastosa navata, arricchita ancor di più da un importante soffitto ligneo sapientemente decorato dal modugnese Domenico Scura. Numerosi gli altari gentilizi, decorati per lo più in stile barocco napoletano, sormontati da statue e tele preziose, tra cui quelle di Carlo Rosa. Poco più in là, edificata rigorosamente in pietra, vi è la barocca chiesa di Santa Maria della Croce, nota anche come chiesa di San Nicola da Tolentino, dal portale in ligneo riccamente decorato del 1639, sormontato da una statua di San Benedetto. Annesso alla chiesa, l'ex monastero di Santa Maria della Croce, edificato intorno al XVII secolo ed oggi sede degli uffici di Palazzo di Città. Entriamo nel cuore della città vecchia, fatto di vicoli stretti e stradine che si incastrano tra loro, squarci improvvisi e maestosi palazzi gentilizi. Tra tutti, Palazzo Scura, Palazzo Russo, Palazzo Cesena, Palazzo Cornale, Palazzo Maffei e Palazzo Motta, edificato nell'XI secolo. Solo. Costellano le viuzze numerose edicole votive. Tra tutte, il basso rilievo della deposizione, che scopriamo sotto l'arco di San Vito, quello del crocifisso risalente al XVIII-XIX secolo. Improvvisamente sbuchiamo a Piazza Sedile, la piazza principale di Modugno, dominata dalla Sala del Sedile, probabilmente il palazzo più rappresentativo della città, sormontato da una struttura in ferro battuto che contiene due campane. Una segna lo scandire del tempo, l'altra avvisava i nobili dell'inizio delle assemblee. Sulla piazza si affacciano diversi palazzi nobiliari, come Palazzo Crispo, edificato tra il XVIII e il XIX secolo, in chiaro stile tardo neoclassico. A contrapporre il potere temporale, sempre in Piazza Sedile, si erge la chiesa di Santa Maria del Suffragio,
nota ai più come Chiesa del Purgatorio, costruita nel 1639. Particolare importanza per la pratica del culto in città riveste anche la chiesa di Santa Maria Immacolata, costruita insieme al convento dei frati Cappuccini sul finire del 1500. Il portale è rettangolare, con lunetta che comprende dei bassorilievi che raffigurano calice, ostia e angeli, ed è sormontato dallo stemma dei Cappuccini e da un ampio finestrone di stile barocco. L'interno della chiesa consiste in un'unica navata dalle pareti e dalle volte affrescate con decorazioni floreali. Facciamo una brevissima sosta presso la chiesa nuova, dalla struttura evidentemente più attuale, sia nella configurazione dell'esterno che dei luminosi interni. Quindi, presso la chiesa di San Giuseppe delle Monacelle, risalente al XVI secolo, dal portone ligneo, risalente al 1703, l'interno riccamente decorato con inserti marmorei e affreschi e il pavimento maiolicato. Terminiamo infine il nostro viaggio alla scoperta di Modugno al Santuario della Madonna della Grotta. Non si conosce con precisione la data dell'insediamento religioso, ma le sue origini sono molto antiche. Grazie alla sua posizione, nel Medioevo è stata meta di pellegrinaggi e punto di transito per crociati che si dirigevano verso la Terra Santa o facevano ritorno da essa.